A te il compito di parlarci di Babylon, quarto atto, cioè dell'anno prossimo, che però guarda dritto al futuro, un futuro ben più lontano del 2017, poi parliamo di 2024. Perché questa scelta, cosa succederà? Ma questa scelta nasce da una frustrazione e da una speranza. La frustrazione è che dopo 3 anni di Babylon abbiamo capito sempre di più sulla comunicazione, sull'innovazione della comunicazione, capendo che tutto sta drammaticamente e piacevolmente cambiando, sperabilmente piacevolmente cambiando. Nel senso che il cambiamento è sempre positivo, ma è indubbio che il mondo della comunicazione e del marketing sta andando attraverso dei cambiamenti colossali e non tutti se ne sono resi conti. Chi ha vissuto i 3 anni di Babylon sa di cosa stiamo parlando. Per capire meglio dove stiamo andando abbiamo pensato al vecchio giochetto di proiettarci nel futuro, fare alcuni scenari futuristici. Abbiamo scelto il 2024 come ipotesi di data perché ci piaceva il 2024, non c'è un ragionamento specifico, cioè non era né troppo lontano il 2050, non era neanche il 2018, e per ragionare insieme di cosa, come saremo nel 2024 dal punto di vista della comunicazione e dell'innovazione. Da lì torneremo indietro e cercheremo di capire i riflessi che ci potrebbero essere su di oggi. Vecchio giochetto ma molto divertente, quindi l'anno prossimo ci vogliamo divertire col 2024. Ecco, mi riaggancio poi a parlare di futuro all'ultimo intervento a cui abbiamo assistito invece oggi in questa Babylon Trap, che parlava di one to one, ma non solo, perché poi si è parlato di dati, quindi di analisi dei dati, all'intervento del professor Maffè. Insomma, sconvolge completamente la logica del rapporto tra consumatori e brand. Il one to one è superato, com'è che lo chiama lui? Lui parla di un contratto. Esatto. L'idea è molto interessante, cioè una cosa che sta già capitando, cioè lui la razionalizza molto bene, cioè in realtà non c'è più un brand che manda un messaggio a una persona, ma ci deve essere la capacità di ingaggiare il consumatore, il cliente, con i valori, con le passioni, con le cose che il brand gli può dare e che gli dà prima, che gli dà, e che in cambio di questo, che è al di là del valore monetario del singolo prodotto, del singolo servizio che compri, in cambio di questo, di questa passione che lui ci mette, lui ti dà anche la sua fedeltà, la sua voglia di promuovere automaticamente e a costo zero, promuovere il tuo brand, eccetera. Cioè è un rapporto molto più complesso di una community, di un matrimonio allargato, di una famiglia allargata, in cui si lavora in famiglia o in clan e non è più un discorso freddo di io ti vendo una cosa. Il tutto allargando proprio i confini, nel senso che il discorso delle partnership tra brand, tra agenzie e aziende, tra aziende e consumatori diventa basilare, cioè il fare sistema sarà il must. Assolutamente, questo risponde anche al tema che continua ad aleggiare nel nostro lavoro di Babylon, che è: ma quale sarà il ruolo delle agenzie in futuro? Quale sarà il ruolo dei media? Quale sarà il ruolo degli spender? Saranno ancora così definite in maniera chirurgica o cambieranno? Ovviamente cambieranno, l'avevamo già capito. Questa è una delle risposte, non delle tante, che è quella che tutto si giocherà attorno a gruppi di appassionati che scelgono una serie di brand e dei gestori di questi gruppi, che saranno un po' le agenzie, un po' i media e un po' anche le start-up che gestiscono degli algoritmi molto complessi. Esatto, creatività, tecnologia, tutto a servizio della gestione della domanda, perché sarà questo il valore dell'organizzazione della domanda. Sarà non tanto la domanda, che bisognerà capirla, è come si è sempre fatto da 5.000 anni a questa parte, ma anche quello di saperla organizzare in modo da riuscire a comunicare al singolo, ma senza avere una comunicazione solo sul singolo e mettendolo insieme in un rapporto molto più complesso di asset e non di profit and loss account. Quindi io condivido con il cliente degli asset e poi un piccolo elemento secondario che poi paga anche dei soldi per comprare i miei prodotti. Ma come spesso si dice, la domanda e i consumatori sono più avanti delle aziende, cioè questo mi sembra di aver capito. Ma io ho il vago sospetto che 10.000 anni fa, se c'era qualcuno che dava un servizio a un altro nei primi mercati in Cina o in Asia, chi comprava era molto più avanti di chi vendeva. A proposito di Cina e Asia, il prossimo Babylon vi vedrà anche, insomma, promuovere la visita nei posti dove avviene l'innovazione. Vorremmo andare laddove ci sono delle start-up tecnologiche collegate alla comunicazione. La nostra sensazione è che qui nel vecchio continente si fanno delle cose bellissime, molto innovative, ma ci comincia a sfuggire il polso della situazione, della creazione di idee nuove
che partono dalla tecnologia ma in realtà vanno a sconvolgere il mondo della comunicazione. Quindi Silicon Valley? Silicon Valley, la Cina, Israele, poi vedremo, non so, noi pensiamo a questi posti qui per adesso. Appuntamento all'anno prossimo. All'anno prossimo, ci conto moltissimo.